Nell'ultimo periodo il mio approccio al videomaking, alla fotografia, è cambiato. Questo grazie a uno strumento che abbiamo tutti al giorno d'oggi e che ci portiamo sempre dietro. Quindi parliamone e cominciamo il video. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Fabio Pedragalla e sono un videomaker professionista. Prima di cominciare il video vi invito a supportarmi iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per non perdervi nessun contenuto e di seguirmi su Instagram. Prima di iniziare diamo la parola al nostro sponsor che ci dà la possibilità di realizzare questi video. Avete bisogno di realizzare clip video in alcune location specifiche, ma non avete tanto budget? Avete bisogno di sound effect, musica per i vostri progetti personali o per alcuni vostri lavori? Dovete realizzare delle grafiche animate o degli effetti per i vostri montaggi? Per tutto questo c'è Motionary. Cos'è Motionary? Un sito stock dove potete trovare clip video, musica e sound effect, ma anche preset, template e modelli di grafica animata per tutti i vostri programmi di editing video. Qui avete un sito sempre aggiornato tutti i giorni, super moderno, super fresh, ma facile da utilizzare. E soprattutto utilizzabili con tutti i programmi di editing preferiti, come Premiere, After Effects, DaVinci Resolve e Final Cut. Sì, avete capito bene, utilizzabili con tutti i vostri programmi di editing preferiti. Il suo costo è di soli 20 euro al mese, ma se fate l'abbonamento annuale avete un piccolo sconticino. Inoltre, con il link che vi lascio giù in descrizione, avete un piccolo sconto. Quindi, se avete bisogno di tutto questo e volete risparmiare tempo e denaro, abbonatevi a Motionary. Cosa aspettate? Bentornati. Oggi un video diverso dal solito, non sarà una review di attrezzatura, non si parlerà di cosa io faccio, come io faccio cosa, o di programmi di video editing e di fotoritocco, ma sarà più che altro una chiacchierata. E quindi parleremo di come un semplice strumento ha cambiato il mio modo di approcciare al videomaking e alla fotografia. Questo strumento è uno strumento che abbiamo tutti al giorno d'oggi ed è uno smartphone. Perché questo strumento ha cambiato il mio modo di approcciarmi al videomaking e alla fotografia? Perché con uno strumento del genere abbiamo, da poche centinaia di euro, abbiamo molte delle funzionalità professionali che abbiamo anche sulle nostre camere professionali. Ma soprattutto perché è uno strumento tascabile che abbiamo sempre dietro. È vero, molti di voi mi diranno che per avere qualità anche con lo smartphone bisogna spendere migliaia di euro, come per l'iPhone, Samsung e altri smartphone di fascia alta. Ma vi dico che anche con uno smartphone da pochi centinaia di euro, su per giù 200-250 euro, potete realizzare fotografie molto molto belle. Non sto qui a parlare dell'ambito professionale perché qui lì ci vorrebbe attrezzatura professionale, ma soprattutto ci sono altre dinamiche per quanto riguarda il lato professionale, ma ne sto parlando per quanto riguarda il lato hobbistico, come ricordo, ma per poterle anche postare sui social. Questi nuovi smartphone hanno molte delle funzionalità delle camere professionali, sia nel lato fotografico che nel lato video. Per quanto riguarda il lato fotografico, abbiamo la possibilità, andando nella modalità Pro, la possibilità di impostare il tempo di posa, l'ISO, il white balance, ma soprattutto abbiamo la possibilità di scattare il RAW. È vero, non sarà un vero e proprio RAW come quello delle camere mirrorless, ma è un file DNG che è ben lavorabile e quindi è postabile anche sui social. Mentre per quanto riguarda il lato video, abbiamo la possibilità di girare dal 7 dall'HD a già 8K, cosa che molte mirrorless professionali non fanno. Abbiamo la possibilità anche nella modalità Pro di poter cambiare i tempi di scatto, l'ISO, il white balance, ma soprattutto per chi come me ama fare il color correction e color grade, di girare il log. È vero, non sarà performante come un 10 bit della Sony A7S3 o del Canon R6 o R5, ma è pur sempre un file in log.
che può essere fatta un po' di color grid. Come io faccio il color grid? Ve ne ho parlato nello scorso video che vi invito a recuperare ed andare a vedere. Quindi, oltre questo, una cosa molto importante è che con uno strumento del genere, quindi così piccolo che abbiamo sempre dietro e che abbiamo sempre nella nostra tasca, nel momento del bisogno in cui vogliamo scattare una semplice fotografia o un semplice video, lo tiriamo fuori dalla tasca e andiamo e scattiamo. E quindi non dobbiamo, abbiamo l'ingombro di doverci portare tutta la nostra attrezzatura fotografica, anche se io, diciamo, la mia fotocamera me la porto sempre dietro, nel 90% dei casi me la porto sempre dietro. Quindi uno strumento del genere ci dà la possibilità di avere foto e video sia come ricordo di quel momento, di quell'evento, ma anche per essere postati sui social. Ma posso dire che anche in ambito professionale, per quanto riguarda i social, benissimo, possono essere utilizzati benissimamente. Quindi questi strumenti, gli smartphone, non solo possono essere utilizzati per scattare foto e video, ma anche per editare le foto. Infatti, molte delle foto che io ultimamente sto realizzando, gli street photography che sto postando sui social, soprattutto su Instagram, quindi andatemi a seguire su Instagram, sono scattate sia con il mio smartphone, ma soprattutto editate con l'applicazione di Lightroom, quindi fatte le dovute modifiche e aggiunta al mio preset che mi sono creato per l'appunto. Quindi per l'occasione vi invito anche ad andare, se volete, ad acquistare i miei preset che ho fatto per Lightroom mobile, per la fotografia mobile. E più che altro non costeranno assai, anche perché adesso inizia il Black Friday. Soprattutto perché è un piccolo contributo al canale per darmi la possibilità di realizzare altri video. Inoltre, non solo per quanto riguarda la fotografia, ma anche per quanto riguarda il video. Molti dei video che io metto sulle storie, tipo l'ultimo che ho postato qualche giorno fa, sono stato realizzato con semplice smartphone su cavalletto, impostato a modalità log 4K, un semplice faretto a 45 gradi che mi desse un po' di luce e registrato e successivamente modificato facendo tagli, aggiungendo B-roll e facendo anche un po' di color correction, color grid tramite l'applicazione VN. Quindi questo modo di fotografare e di fare video mi ha dato il piacere di scattare non solo per lavoro, ma anche per il gusto di fare foto e di fare video, per il piacere di immortalare quel momento. Inoltre, con uno strumento del genere, come già vi ho dimostrato in un vecchio video, che vi invito anche questo di andare a recuperare, che si possono realizzare veri e propri video, veri e propri spot. Quindi, infatti, io ho realizzato anche con questo smartphone e una semplice luce uno spot per un locale del mio paese, dove quindi con la modalità sempre log 4K di questo smartphone sono andato a realizzare un piccolo spot. Poi, se invece volete anche dell'altro, potete anche aggiungere il vostro microfono, perché oramai ci sono tantissimi microfoni anche per smartphone. Ma quello che voglio dirvi è che non fossilizzate, non pensate che per fare fotografie, delle buone fotografie da tenere come ricordi o da postare sui social, abbiamo bisogno di un'attrezzatura super professionale. Ma per fare questo ci basta un semplice smartphone. Quindi questo strumento molto utile, lo avete tutti i giorni con voi. E potete scattare foto e fare video quando volete, senza perdere nessun momento della vostra vita. Il video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia piaciuta questa chiacchierata che ci siamo fatti di pochi minuti, ma una chiacchierata per dirvi che il mio approccio alla fotografia è cambiato, quindi è diventato più piacevole scattare foto e fare video. Vi ricordo che ci sono le mie loot per la mobile photography, quindi per la fotografia con lo smartphone. Se volete acquistarla, mi farebbe piacere, vi lascio il link giù in descrizione. E che dire, io come al solito vi lascio tutte le informazioni dello smartphone e di altri smartphone di fascia medio-alta che potete acquistare sempre giù in descrizione. Come al solito vi invito a commentare e a dire la vostra per quanto riguarda la
iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanellina se il video, per non perdervi nessun altro contenuto, seguirmi sui social e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!